È l'edizione 2014 di High School Game. Buongiorno, l'applauso che sentite vi arriva direttamente da Lipsia, di San Benedetto del Tronto, la prima scuola che frequentiamo quest'anno per il nostro grande concorso High School Game, che premierà la scuola più preparata delle Marche prima e d'Italia poi. I ragazzi dell'Lipsia sono suddivisi oggi in 8 classi, ve li presento subito. In piedi la rappresentante della quinta BOT, che è Nicoletta, un bel applauso! La classe ti sostiene, vedo. Poi abbiamo la quinta ETL ed è Leonardo. Leonardo, buongiorno. Matteo per la quinta mare, dov'è Matteo? Matteo, Matteo in piedi, Matteo. Eccolo, quinta mare, buongiorno. Quinta ATN, Antonio. Antonio, buongiorno, un applauso alla classe, ma ti sostengono, sì. Poi Alban per la quinta team. Oh, vedi che adesso ho la classe. Poi Arlin, se non sbaglio, ed è lui il caposquadra della quinta OT. Sara per la moda, la quinta TAM, buongiorno Sara. E Carlo per la quinta ATCB. Carlo va di moda, vedo? Bene. Allora, si parte ragazzi, 25 domande, vinca il migliore, sapete che cosa fare, anche voi da casa divertitevi con noi. È mezzogiorno, tra 250 minuti, secondo voi che ora sarà? Contate, vi do le possibili soluzioni. 16.10, 16.20, 15.50, 16.30 o 16.50. Che mi dite ragazzi? Il tempo è scaduto, andiamo a vedere la risposta esatta, era le 16.10, in tre hanno sbagliato, in tre hanno sbagliato, dunque la quinta mare è quella che è stata più veloce, per cui Matteo il tasto più veloce 2.73, gli altri dietro. Seconda domanda, rapidi, rapidissimi, una domanda di storia preparata dai vostri professori. La domanda è la seguente: il genocidio degli armeni avvenne durante la prima guerra mondiale, la guerra d'Etiopia, la battaglia di El Alamein, la guerra di Libia, oppure risposta numero 5, la seconda guerra mondiale? Vi stanno guardando anche i vostri professori, verifichiamo qual è la risposta esatta, che è la numero 1, durante la prima guerra mondiale. Rispondono bene soltanto in tre, la più veloce è stata la quinta BOT, Nicoletta, benissimo. Domanda numero 3, attenzione, è una domanda che abbiamo preparato con l'Università di San Marino, ve l'abbiamo detto anche prima. In quale anno è stata costituita l'Università di San Marino? Ve l'abbiamo detto prima, vi ho detto che l'anno prossimo festeggerà i 30 anni, quindi quando è stata costituita? 1935, 2001, 1986, 1985 o 2005? Vediamo un po' se siete stati attenti, bravi, bravi! 1985 la risposta esatta per 6 delle 8 quinte che si misurano stamattina. Quinta ETL per la prima volta, Leonardo. Leonardo più rapido degli altri. Prossima domanda, attenzione, guardiamo insieme lo schermo. Individuare il numero mancante fra 432, 407, 383, 360. Vado con le possibili risposte. Sono queste: 338, 343, 340, 341 o addirittura 336. I ragazzi rispondono, vedo tensione, ma hanno risposto. Dopo, non avete risposto, c'è chi si è astenuto, in quattro si sono astenuti. La risposta esatta è la 338. La quinta TN è quella che è andata meglio di tutti, quindi Antonio, sei andato, la sapevi? L'avete ragionato? È stata consigliata, benissimo. Prossima domanda, attenzione. È una domanda un po' curiosa, ma provatela anche voi, questa è divertente. Quale tra queste tipologie di oggetti, secondo voi, è la più cercata su eBay? Allora, i mobili d'epoca, TV Color, i telefoni cellulari, oppure le borse firmate, oppure nessuna delle precedenti? Cioè l'oggetto più cercato è un altro. L'oggetto più cercato è telefoni cellulari. Quando si tratta di andare su eBay, comunque mi sembra che siete particolarmente bravi. Vado a vedere allora quali sono i tasti più veloci. L'unica che ha sbagliato la quinta ATN. E mi piacerebbe sapere che cosa ha scritto, ma lo sapremo più tardi. Dai, vai, prossima. Classifica generale. In questo momento abbiamo in testa Nicoletta, la quinta BOT, seguita, vedete,
Quinta Mare, ragazzi, vi ci butto, eh. Allora, mi raccomando, Matteo, duro che duri. Prossima domanda, vediamo insieme la domanda di geografia. Preparata dal vostro corpo docente, in quale regione d'Italia si trova la Barbagia? Beh, questa devo dire è piuttosto semplice, anche per voi amici da casa, ragazzi che state giocando con noi, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia oppure Puglia. Dov'è la Barbagia? Dove sarà mai la Barbagia? Vediamo un po' se avete indovinato, ma sì, Sardegna! Due astenuti! Quali sono gli astenuti? Tamme, TCB, la TN, vedi Antonio, ancora una volta meglio degli altri, 241 punti che porta in cascina nella frase vorrei che tornasse. Ragazzi, mi individuate l'uso del che vorrei che tornasse. Siete pronti? Vado con le risposte. Preposizione, pronome relativo, congiunzione, avverbio, aggettivo. Non fatevi prendere dalla fretta, c'è ancora tempo, un secondo, terminato. I professori vi guardano con particolare attenzione, è una domanda che hanno preparato loro. La risposta esatta è congiunzione, è una semplice congiunzione. Risponde esattamente solo la quinta TAM, la moda. Sara e tutte le ragazze, di solito è sempre una quinta tutta femminile. È riuscita, gli altri sono andati un po' male, la quinta AOT non ha risposto per sicurezza e sotto sotto non ha sbagliato. Ragazzi, se avete studiato, questo obiettivamente è molto facile, per chi invece non si applica. In quale anno venne costruito il muro di Berlino? Dai, 1948 oppure nel 46 oppure nel 1989, nel 61 o nel 1972, guardo questi ragazzi presissimi. La risposta esatta è 1961. Vi facevo più preparati, la sanno soltanto in due. Quinta OT e quinta BOT. Ah, vedi? Prossima domanda, andiamo rapidamente. Che novità tecnologica, ragazzi, secondo voi presentò Philips nel 1963? Rasoio elettrico, il Walkman schiacciate 2, il phone schiacciate 3, il giradischi schiacciate 4, la musicassetta schiacciate 5. Philips nel 1963 fece una cosa molto carina, intuitiva e che portò tanti danari alla sua azienda, perché inventò la musicassetta. Vediamo, la macchina non ha risposto, verifichiamo la quinta BOT. Comunque tutto sommato, vedi, non succede niente perché alla fine non hai perso punti. Facciamo la prossima domanda, attenzione. In logica matematica, quel simbolo lì, quella sorta di V, che cosa rappresenta, ragazzi? Una congiunzione logica, un'implicazione logica, una disgiunzione logica, una negazione logica o nessuna delle precedenti? Ed è un'altra la risposta che diamo. Siete preparati? Che silenzio! Era una disgiunzione logica, rispongono male tutti! 8 su 8, aia caramba! Adesso vediamo il corpo docente che sotto sotto spera chiaramente in un grande risultato da parte vostra. Ci rifaremo con le prossime domande, non vi preoccupate, intanto andiamo a vedere qual è la classifica generale in questo momento. In testa sempre la quinta BOT, che devo riconoscere straccia completamente gli altri, 924 punti per la quinta BOT e gli altri dietro fino a un punteggio basso di 22 punti. Ci dobbiamo rifare, ci sono 600 punti a domanda, dai. Domanda dell'Università di Camerino, io vi ho detto quante facoltà, vero, prima vi ho detto ce ne sono tra 1 e 10, sono meno di 10, quante sono le facoltà dell'Università di Camerino? 10, 5, 8, 6 oppure 9? Vi avevo detto prima che 10, la metà di 10 magari. Allora vediamo se siete stati attenti, ma sì, complimenti. I ragazzi di San Benedetto del Tronto dell'Inizia sono particolarmente attenti, abbiamo dato 3 o 4 informazioni e devo riconoscere che le hanno proprio acquisite con estrema facilità, e la quinta team l'ha acquisita con più facilità rispetto agli altri. Funziona tutto, ragazzi, voglio entusiasmo, siamo più o meno a metà gara, vi fate un bel applauso per cortesia, bello forte, vai di temperamento. Quale paese non ha partecipato alle Olimpiadi secondo voi
dal 1952 al 1984. L'hanno scritta i vostri professori. È il Vietnam, oppure l'Unione Sovietica, o meglio ancora la Corea, o forse la Cina, o, ma un po' strano, gli Stati Uniti. Tutte le pulsantiere si sono applicate e abbiamo gli la Cina che non ha partecipato, in quattro hanno sbagliato, quattro per sicurezza non hanno risposto, domanda che hanno preparato i professori ma della quale probabilmente non tutti eravate eruditi. È la quinta comunque BOT insieme alla quinta mare, la quinta TN e la TCB che reggono il passo non avendo risposto. Può essere difficile questa, Chi erano nel Rinascimento i signori di Urbino? Ho sentito un questo lo so. Andiamo, Gonzaga, oppure Montefeltro, oppure gli Sforza, oppure abbiamo i signori Este o i Malatesta, sono casati particolarmente importanti e anche significativi nella storia della nostra penisola, ma io sono convinto che qui vedrò un 8 su 8. I signori di Urbino erano Montefeltro, 5, 2 astenuti, quinta ETL, vedi un po', Leonardo riesce. Vediamo, prossima domanda, dai che torniamo in collegamento diretto. Domanda che abbiamo prima fatto insieme a Giovanna, il nostro interlocutore di Banca Marche, vediamo un po' se riusciamo a entrare nella domanda di educazione finanziaria. La domanda è la seguente: cosa si intende con il termine prestito? Vediamo le possibili soluzioni. Acquisire una somma di denaro da restituire. 1. Contrazione di un credito. 2. Restituzione di un bene. 3. Acquisto di obbligazioni. 4. Cessione per una sera della propria ragazza. 5. È acquisire una somma di denaro da restituire. 8 su 8 in educazione finanziaria, siete stati bravissimi. La quinta TAM è andata più veloce delle altre. Andiamoci a fare subito un'altra domanda, ragazzi, sembra facile ma probabilmente non lo è. La domanda è la seguente: la figlia di Iorio chi è? Cioè, che cos'è? Una poesia, un romanzo, un poemetto, una commedia o, ahimè, una tragedia? E forse vi ho aiutato? Dai, pochi secondi, ve ne abbiamo dati addirittura 15 per rispondere. I professori vi guardano, la risposta esatta è una tragedia. In quattro si astengono. Vabbè, non la rischiate, ragazzi. Due ce la fanno e sono la quinta TIM e la quinta ETL. Andiamo a vedere quindi la classifica generale dopo la terza tranche, sempre la quinta BOT. Però si stanno avvicinando anche gli altri, Vedo la quinta OT a quasi 1000, prima c'era il triplo, o perlomeno due terzi di differenza, adesso abbiamo soltanto la metà, quindi stiamo migliorando. Vai, sotto a chi tocca, prossima domanda, ragazzi, sempre carichi, dall'Ipsia di San Benedetto del Tronto, la domanda è la seguente, anche per voi a casa. Unendo due triangoli equilateri per uno dei lati, che cosa si ottiene? Un esagono? Schiacciate uno. Un rombo? Schiacciate due. Un rettangolo, schiacciate 3, un quadrato, schiacciate 4, un cerchio, improbabile, schiacciate 5. Risposta esatta è chiaramente un rombo. Occhio alla fretta, rispondono bene, vediamo la quinta ETL, meglio degli altri. Una domanda che riguarda il mondo dei viaggi all'estero, per cui una domanda in inglese che vi viene proposta dalla New Beetle. Where was the Battle of Britain fought? In the air? Oppure è stata combattuta on the land? O meglio ancora, at sea? O forse under the sea? O in the mountains? In montagna, dove è stata combattuta questa battaglia? Oh, nell'aria, una famosa battaglia del cielo, riesce bene. Una quinta ETL che guadagna 215 punti. Sta cambiando tutto, ragazzi, le ultime domande. Domanda dell'Avis, la domanda è la seguente: è possibile riprodurre artificialmente il sangue? Sì, sempre, schiacciate uno. Solo quello RH positivo, schiacciate 2? No, assolutamente, schiacciate 3. Sì, ma di colore verde con una mistura, il 4, oppure nessuna delle precedenti, 5. Sapete perfettamente che il sangue non si può riprodurre
e rispondono in 7, si è astenuto uno dei ragazzi della quinta, la quinta OT è quella che è andata meglio di tutti. Arlin, che vedo molto forte. Arlin, quale non è un dispositivo di input? Se pensate che sia il mouse, schiacciate 1. Se sostenete essere la stampante, schiacciate 2. Se pensate sia una tastiera, schiacciate 3. Un joystick 4, uno scanner, schiacciate 5. Le quinte si sono adoperate, c'è qualche volto imbarazzato, qualcuno è dubbioso. Leggo le difficoltà, è la stampante! Riesce solo una quinta e mi sembra di intuire che la quinta è TL, Leonardo! Non vedo l'ora di vedere una classifica generale, Allora, una domanda che invece riguarda i consorzi, in questo caso il CIAL, che è il consorzio italiano che recupera gli imballaggi fatti in alluminio. Secondo voi, ragazzi, questa è una bella domanda per Lipsia, da quale minerale si ricava l'alluminio primario, quindi non riciclato, cioè qual è la pietra in pratica? La pirite 1, grafite 2, bauxite 3, stagno 4, rame 5. Allora, qui un po' di esperienza c'è, qualche declinazione delle quinte dell'Ipsia dovrebbe saperlo. La risposta esatta è la bauxite. Bravi, bravissimi. L'alluminio in fase primaria si ricava da lì, la quinta TN è andata meglio degli altri, a pari merito con la quinta TCB. Vediamo la classifica generale, siete pronti? In testa abbiamo la quinta ETL! E improvvisamente è cambiato tutto. Mancano poche domande alla fine, può succedere ancora di tutto. Mancano 5 domande alla fine, da questo momento non verranno visualizzati i risultati parziali, quindi andiamo rapidamente una dopo l'altra. Allora, questione di numeri, ragazzi, rapidi, secondo voi, allora, sommate una moneta per tipo dell'euro, quanto si ottiene? La moneta, un centesimo, due centesimi, 5, 10, 20, 50, 1 euro e 2 euro, la somma quant'è? 3,76, 3,88, 3,41, 9,12, 3,89, la risposta esatta e l'ho sentita, è 3,88 in 5, bravissimi, bravissimi. Prossima domanda, find the odd one out. I'm sorry, please, I accept my apologies. King regards, numero 3, 4, forgive me. Oppure 5, I apologize. Cosa mi dite, ragazzi? Era King Regards che è al di fuori, perché in pratica la frase che non è corretta rispetto alle altre che hanno tutte quante un senso compiuto certo, ma anche simile. Per diventare artigiano, secondo voi, dove conviene andare, o comunque sarebbe ragionevole andare? All'ufficio tecnico del comune, alla fiera patronale più importante della provincia, nella più vicina sede della CNA o di altre associazioni artigiane, nella filiale della tua banca o in camera di commercio? A voi interessa, potreste diventare artigiani a partire dall'anno prossimo. Allora, per diventare artigiano è bene andare dove? Doppia risposta: nella più vicina sede della CNA, oppure in un'altra associazione artigianale, oppure nella la camera di commercio della vostra città. Complimenti, 7 su 8 ci siamo. Gara di velocità, pulsantiere, mettetevi vicino, raggruppatevi come classe e si va. La domanda è questa: quanti anni corrisponde un lustro? 10, 12, 6, 18 o 5? Qual è? Tempo scaduto. Siete stati veloci, mi auguro anche bravi nel rispondere. 5 anni! Vai, siamo quasi in fondo, ragazzi, attenzione. Anzi, siamo proprio in fondo, è l'ultima domanda. Questa vale il doppio dei punti, per cui può succedere proprio di tutto. Attenzione, la domanda è la seguente: in quale città si trova la Basilica di Superga? L'hanno preparata i vostri professori. A casa, Firenze 1, Torino 2, Lucca 3, Roma 4, Milano 5. La Basilica di Superga, c'è anche una memoria storica calcistica importante. Torino vale il doppio dei punti e quindi devo riconoscere che siete stati comunque molto bravi. Allora, in piedi, buoni, in piedi, caposquadra di ogni classe, quindi li voglio tutti in piedi qui. Vediamo qual è la quinta che rappresenterà Lipsia, la finalissima.
Male la quinta Tam, Sara 183 punti, grazie lo stesso, fate una pausa a Sara, scendi Sara, ti devi sedere, ahimè. Perde anche la quinta OT. Ciao Arlene. Quinta team, niente, sesta classificata. Saluto Alban. Quinto posto per la quinta Mare, niente, 1513 punti. Si siede anche la quinta TN, Antonio seduto. Sono rimasti Leonardo, Nicoletta, quinta BOT, quinta ETL, Carlo della quinta TCB, giusto? Allora, terzo classificato è la quinta TCB. Ciao Carlo, in piedi! In piedi, in piedi, in piedi, in piedi, Leonardo, Nicoletta. E adesso il momento è importante perché andiamo a vedere qual è la quinta classe che passa in finale. Eccoci, siamo alla fine, vediamo quale sarà la quinta che rappresenterà Lipsia di San Benedetto del Tronto, la finalissima per vincere un sacco di premi e essere la quinta e quindi l'istituto più meritevole della nostra regione. Quinta ETL o quinta BOT vince la gara 2014 e rappresenterà l'istituto, la quinta ETL! È tutto, vi salutiamo, l'appuntamento è a domani con un'altra puntata di High School Game. Un applauso da Lipsia di San Benedetto del Tronto, ciao!